Essere veri adoratori. La parola di Dio ci insegna ad essere veri adoratori e non significa essere per forza intonati o il più grande dei cantanti cristiani. Significa avere un'attitudine di cuore che è verso Dio. Andiamo a vedere cosa dice la parola di Dio. Atti 16:25. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano. Che situazione difficile, Paolo e Sila imprigionati in catene in un luogo di tenebre, eppure loro lodavano. Ci troviamo spesso in situazioni simili nella nostra vita, situazioni veramente difficili dove noi non ci rendiamo conto come è stato possibile ritrovarsi in certe circostanze o ad essere così invasi dalle tenebre attorno a noi, circondati totalmente da luoghi oscuri. Bene, Dio ci chiama a lodare ed adorare, proprio come hanno fatto Paolo e Sila. Lodavano, adoravano. Paolo era un prigioniero con attorno tanti prigionieri, gente di malaffare, assassini, gente bugiarda, cattivi. Eppure loro li udivano, ascoltavano la luce nelle tenebre. Qualsiasi situazione stiamo passando, dobbiamo essere bravi ad ascoltare la voce di Dio, dobbiamo essere bravi ed essere tenaci nel voler lodare, glorificare il Signore, innalzare cantici al Signore. La parola adoratore sta a significare dalla sua radice proscuneo, che significa baciare verso, essere in intimità. Tu in quel momento, quando nel momento difficile, come stavano attraversando Paolo e Sila, da innocenti, stai passando la valle oscura, devi essere in intimità con lo Spirito Santo attraverso la tua lode e la tua adorazione. È tua, è intima, nessuno può rubartela. È un momento dove trovi la connessione con il cielo, scendono nella tua vita i fiumi di acqua viva che tu necessiti per affrontare quel momento oscuro. E tu vedrai che come una folgore, la luce di Dio, la luce dello Spirito Santo circonderà la tua vita e quelle tenebre spariranno. Come un gran terremoto, quell'oscurità cesserà e le fondamenta del problema saranno scosse e tu sarai libero.